Ciao a tutti, io sono Claudia Caredda, sono l'autrice dei Fuochi di Sant'Elmo, che è un romanzo uscito quest'anno con Scatole Parlanti, e che rappresenta il mio primo romanzo. I Fuochi di Sant'Elmo racconta la vicenda di questo ragazzo che vive a Perugia nei primissimi anni 70 e che in seguito a una tragedia familiare decide di partire perché il luogo in cui ha vissuto sino allora diviene invivibile in qualche modo. E intraprende questo viaggio dove incontra una dopo l'altra delle persone che sono state anche loro in qualche modo ferite nelle proprie vicende personali e nelle quali può riflettere la sua esperienza, i suoi interrogativi e sciogliere i nodi che lui si porta dentro e che riguardano fondamentalmente quelli che è la complessità delle relazioni umane e anche il dolore, il male, insomma, tutti i sentimenti che concorrono a quella complessità. Il significato del libro è poi racchiuso nel titolo. I Fuochi di Sant'Elmo sono un fenomeno che si presenta durante le tempeste in mare aperto, quando l'elettrizzazione dell'aria praticamente fa sì che si scaglino sugli alberi delle navi dei fulmini. La cosa curiosa è che nel corso dei secoli i marinai, anziché insomma, aumentare il proprio timore nei confronti di una situazione già di per sé precaria che è la tempesta, hanno pensato che quei fulmini sugli alberi delle navi in realtà fossero l'attestazione della presenza del loro santo protettore, Sant'Elmo o Sant'Erasmo, e quindi hanno trovato nell'assurdità una speranza per poi poter andare avanti. E il significato del libro fondamentalmente è quello, cioè la capacità immaginifica dell'uomo, la capacità, insomma, di costruirsi sempre una speranza con la quale poi andare avanti contro tutte le avversità. Vi ringrazio per avermi lasciato questo spazio e ringrazio assolutamente Radio Blog, per avermi fatto raccontare, insomma, il mio libro. Vi ricordo, io sono Claudia Caredda, il mio romanzo si chiama I Fuochi di Sant'Elmo, edito da Scatole Parlanti, e se vorrete intraprendere questo viaggio con me, insomma, ne sarò felice. Grazie a tutti.